Qual è veramente la tua prima reazione? Quando una situazione preoccupa la nostra mente, una persona cara che è malata, un amico che ci si rivolta contro per i motivi sbagliati, una catastrofe che sconvolge la nostra pacifica vita quotidiana, eccetera, la nostra prima reazione è quella di fare qualcosa. Devo fare qualcosa. Un lettore ha condiviso questo con me. La mia più grande frustrazione è la fiducia in Dio. Per vedere la realizzazione senza avere un piano B in mente. Confidare, pur avendo diverse paure nel mio cuore profondamente sepolte, ma reali. È vero, confidare in Dio nel completo abbandono a Lui non è naturale né facile. Eppure la cosa migliore che si possa fare in ogni momento è abbandonarsi totalmente a Dio. Perché è scritto che nella quiete e nella fiducia sarà la vostra forza. Isaia 30, 15. Il modo migliore per ricevere la pace soprannaturale di Dio è quello di sedersi lì, alla sua presenza, e scegliere di fidarsi di Lui. Quando fai questo, lascia che sia Dio ad occuparsi della situazione, a prendersi cura della persona cara di cui ti preoccupi. E chi meglio del Signore può farlo? Allora, è vero, passare del tempo da solo con Dio per leggere la Sua parola e ascoltare la Sua voce può dare l'impressione che non stai facendo nulla. Ma è proprio questo il punto. In questo modo stai permettendo a Dio di fare qualcosa. E questo qualcosa sarà sempre molto più efficace di tutto quello che io e te potremmo fare. Se stai attraversando un momento difficile, vorrei pregare per te. Signore, Tu lo conosci meglio di me. Conosci perfettamente il suo cuore, la sua vita e le sue emozioni. Io lo affido a te, Padre, e ti chiedo di benedirlo e di fargli visita in questo momento, ovunque si trovi. Lascio la sua situazione nelle tue mani, Signore, e confido in te per agire, guarire, liberare e sollevare. Nel nome di Gesù. Amen. Grazie di esistere. Eric Sellerie.